Assunzioni pilotate, viaggi di lusso, consulenze fantasma. È l'immagine desolante offerta dai manager dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la società pubblica Sacal, che controlla anche gli scali di Crotone e Reggio Calabria. Una istantanea che fa il paio con il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova, arrestato nelle stesse ore nel capoluogo ligure per una tangente di 7.500 euro. In Calabria sono ai domiciliari i principali dirigenti della Sacal, il presidente Massimo Colosimo, il direttore generale per Luigi Mancuso ed Esther Michienzi, capo dell'ufficio legale. Ci sono anche 12 misure interdittive e altri 16 indagati. Molte condotte illecite ascritte agli indagati riguardano l'irregolare gestione del progetto Garanzia Giovani, finanziato con fondi pubblici e finalizzato ad inserire in un tirocinio retribuito presso la Sacal SPA solo soggetti meritevoli rispondenti a precisi requisiti. Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza mentre prendeva una tangente. Secondo gli investigatori non sarebbe stata la prima volta che Pardini intascava dei soldi. Nell'inchiesta sono state arrestate altre 3 persone, rappresentanti di una società di logistica napoletana da alcuni mesi trasferitasi in Liguria, proprio per ottenere delle facilitazioni da Pardini.